Nessuno sa quando verranno quel giorno e quell'ora. Non lo sanno gli angeli e neppure il Figlio. Solo Dio Padre lo sa. Fate attenzione. Rimanete svegli, perché non sapete quando sarà il momento decisivo. È come un tale che è partito per un lungo viaggio. Se n'è andato via e ha affidato la casa ai suoi servi. A ciascuno ha dato un incarico e al portinaio ha raccomandato di restare sveglio alla porta. Ebbene, restate svegli, perché non sapete quando il padrone di casa tornerà. Forse alla sera, forse a mezzanotte, forse al canto del gallo, o forse di mattina. Se arriva improvvisamente, fate in modo che non vi trovi addormentati. Quel che dico a voi, lo dico a tutti. State svegli. Mancavano intanto due giorni alla Pasqua degli ebrei e alla festa dei pani non lievitati. I capi dei sacerdoti e i maestri della legge cercavano un modo per arrestare Gesù con un inganno per poi ucciderlo. Infatti dicevano: non possiamo arrestarlo in un giorno di festa perché altrimenti c'è pericolo di una rivolta popolare. Gesù si trovava a Betania, in casa di Simone, quello che era stato lebbroso. Mentre era a tavola, venne una donna con un vasetto di alabastro pieno di un profumo molto prezioso, nardo purissimo. La donna spaccò il vasetto e versò il profumo sulla testa di Gesù. Alcuni dei presenti, scandalizzati, mormoravano tra loro: «Perché tutto questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per 300 monete d'argento e poi dare i soldi ai poveri». Ed erano furibondi contro di lei. Ma Gesù disse loro: «Lasciatela in pace. Perché la tormentate? Questa donna ha fatto un'opera buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete aiutarli quando volete, ma non sempre avrete me. Essa ha fatto quel che poteva e così ha profumato in anticipo il mio corpo per la sepoltura. Io vi assicuro che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato il messaggio del Vangelo, ci si ricorderà di questa donna e di quel che ha fatto». Poi Giuda Iscariota, uno dei 12 discepoli, andò dai capi dei sacerdoti per aiutarli ad arrestare Gesù. Essi furono molto contenti della sua proposta e promisero di dargli dei soldi. Allora Giuda si mise a cercare un'occasione per fare arrestare Gesù.